Sì, buongiorno, ecco. Ciao Antonio, ciao, ciao, piacere di Ciao. conoscerti. Allora, tu mi hai scritto, vivo un incubo paradossale. Che cosa succede? Ma sai, io sono separato e divorziato da ormai 14 anni. Ho due figlie di una ha 32 anni e l'altra ne ha 21. Sì. Quella di 21 anni devo corrispondere un assegno di mantenimento come la sentenza del tribunale ogni mese e il paradosso è questo, che io devo corrispondere un assegno di mantenimento a mia figlia, della quale io non so nulla, non mi vengono date notizie perché mia figlia con me non vuole avere alcun tipo di rapporto, sua Come mamma non mi dà notizie perché mi dice che per motivi di privacy deve rispettare il volere della figlia, e tra l'altro io dalle mie figlie sono stato anche denunciato a causa di uno sciopero della fame che ho iniziato il 4 giugno, terminato dopo 12 giorni, per diffamazioni e minacce, in quanto si sono sentite diffamate e minacciate, e dicono loro, a meno da quel che ho saputo, attraverso i mezzi di comunicazione. E come mai si è deteriorato in questo modo il rapporto con le tue figlie? Cos'è successo? Non te lo so dire perché io non sono mai riuscito ad avere una risposta. La figlia grande, io non ho notizie da lei da circa 8 anni, nel senso che poi quando ci siamo separati con la mia ex moglie e sono andato fuori di casa e quei rapporti che c'erano non sono purtroppo più stati, cioè mia figlia mi ha proprio messo da parte. Cioè, E quella quindi piccola diciamo invece. l'interruzione dei rapporti con le tue figlie è iniziato subito dopo la separazione, contestualmente alla separazione, ho capito bene? Con una delle figlie sì, con l'altra io ho mantenuto rapporti fino a 3 anni fa, anno in cui io mi sono risposato per la seconda volta e lei è venuta anche al matrimonio, di sua spontanea volontà, insomma ci teneva, e da allora purtroppo le cose sono precipitate. Io, nonostante tutti i miei appelli, l'invito a prendere un caffè con lei, a trovarci insieme, a mangiare una pizza, lei con mille scuse. Poi siamo arrivati a E questo. cos'è successo secondo te? Guarda, la mia ovviamente è solo una supposizione, Certo. basata anche su quello che leggo su tante storie. Io credo che se una persona, mi riferisco al genitore, ecco, non faccio distinzione di sesso, se una persona lavora con amore nei confronti dei figli, i benefici si vedono anche a distanza di anni. Ovviamente, se non si lavora con amore, si mettono i figli contro. Cioè, tu stai ipotizzando che ci sia dietro un'attività alienante in qualche modo? Da quello che vedo dall'atteggiamento, credo che sì. Ecco. Diciamo che non ti dai altre spiegazioni, perché voglio dire, ti sei mai macchiato di maltrattamenti nei loro confronti, di che ne so, violenze o anche disinteresse? Assolutamente, io ho dei ricordi molto belli in cui davo il ciuccio a mia figlia, gli cambiavo il pannolino, le portavo in giro, assolutamente. Ma per capire, questo sciopero della fame l'hai fatto per avere un segnale da loro di riavvicinamento, di riconciliazione, o contro chi l'hai fatto, o per cosa l'hai fatto? Io l'ho fatto per avere un segnale nei loro confronti, quindi l'ho fatto per un caso personale. L'ho fatto anche perché volevo portare all'attenzione dei media tante situazioni come queste, che vivono moltissimi papà separati, che vengono esclusi, proprio alienati da quello che è il ruolo di genitore. Io reclamo il mio diritto di essere padre, nonostante i miei difetti, io voglio bene alle mie figlie, questo purtroppo. In questo paese, a causa anche di un retaggio culturale che è da cambiare, continua a capitare a tanti papà. Guarda, io ti dico, il mio medico lo sa, tra l'altro, io ti dico che ho 60 anni, quasi 61, Sì. sono in abile al lavoro, ho dei problemi di salute, e nonostante questo, diciamo, c'è proprio questo accanimento nei miei confronti, come nei confronti di tanti papà separati, e qui io la mia battaglia la faccio per tutti, non soltanto per me, insomma, ecco. Io ti dico che c'è stata una persona che dalle nostre parti, credo 3 mesi fa, si è suicidata, aveva 24 anni. Per
per farti un esempio di come, insomma, di come vanno le cose. Quello che io chiedo attraverso anche queste mie azioni di protesta, anche estreme, è che veramente si riacquisti un equilibrio. Cioè, se due genitori non vanno più d'accordo, vabbè, passato il momento, ci si danno la mano e devono lavorare nell'interesse dei figli. Così dovrebbe essere. Però purtroppo la burocrazia non ti dà una mano, neanche un giudice ti dà una mano, perché a volte loro non guardano neanche, cioè guardano che tu sei un maschio e che l'altra è una donna, ecco, e quindi agiscono di conseguenza. Ma direi che proprio il sistema è così, perché tu mi parlavi prima del fatto che in certe situazioni ci si ritrova completamente da soli. In modo un po' provocatorio mi verrebbe da dire se si è uomini, perché se si è donne hai centri antiviolenza, case, famiglia, hai tutta una ampia struttura che ti accoglie ed è pronta, come dire, ad ascoltarti quantomeno, se non addirittura ad aiutarti nel concreto. Mi pare che ci sia un discreto squilibrio da questo punto di vista. Guarda, paradossalmente sono d'accordo con te, sì, perché paradossalmente durante il mio primo sciopero della fame io ho cercato in internet di rivolgermi a qualche associazione che proteggesse, che aiutasse i papà vittima di violenza, in questo caso violenza psicologica, ecco. Certo. Ti dirò che io non ho trovato nessuna associazione, tutte per le donne, e tra l'altro mi sono anche rivolto all'associazione appunto di donne vittime di violenza, chiedendo appunto, guardate, io non ho trovato nessuno che si occupi degli uomini, mi date una mano, mi sapete dire voi, no? Ecco, questa è la visione un attimino un po' lunga. Sì. Su questo problema, su questo dramma. Sì, sì. Senti, tu mi hai detto che adesso il 14 novembre avresti intenzione di iniziare un secondo sciopero della fame, me lo confermi? Sì, te lo confermo. Sempre per lo stesso scopo, quindi vuoi, come dire, attirare l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto al problema dei padri separati e alienati. E contestualmente vuoi, come dire, cercare di riallacciare un rapporto con le tue figlie? Piuttosto sì. Ok. Io ti faccio i migliori auguri e darò la massima visibilità che posso a questa nostra chiacchierata e alla tua iniziativa, sperando insomma di riuscire a trovare uno spazio sia perché il problema venga ascoltato, e sia soprattutto, perché quella è la cosa più importante, che possa esserci un riavvicinamento ragionevole con le tue figlie. Grazie.